proposizione sia ha una matrice M per N e siano i K M indici di riga e siano AI1 AIK linearmente indipendenti. Allora continuo qui. Esistono J1 maggiore uguale 1 minore di J2 minore di JK minore uguale di N tale che M uguale a I1 IK J1 JK e determinante di M è diverso. Quindi se io ho K righe della matrice che sono linearmente indipendenti, in particolare con quelle K righe ci posso fare un minore quadrato con determinante diverso da 0. Deve uscire per forza da quelle K righe un minore quadrato. Vi sottolineo subito una conseguenza implicita di questo fatto. Supponiamo che la matrice sia 7x4. Posso avere 5 righe linearmente indipendenti? No, perché se le righe sono 5 e le colonne sono solo 4, come faccio a farci meno di 5x5? Ma questo è banale in ogni caso, giusto una specie di controllo dimensionale come si fa in fisica. Perché in effetti le 5 righe sarebbero tutte in R4, perché 4 colonne vuol dire 5 righe stanno in R4, R4 sappiamo che ha dimensione 4, quindi in R4 5 righe indipendenti non ci escono. È chiaro? Bene. Allora, dimostrazione. Per semplicità, senza ledere la generalità, cioè dopo aver fatto un certo numero di scambi, suppongo che I1 faccia 1 minore di I2 che fa 2 minore di IK che fa K, cioè suppongo che le righe indipendenti siano le prime K, così gli indici che andrò a scrivere saranno più semplici, giusto? Altrimenti, che succede? Le scambio e le metto nel primo K posto, ok? Se le righe indipendenti erano i 1 i K, la I1 faccio salire al primo posto, la I2 faccio salire al secondo posto, la I K faccio salire al posto che non cambia nulla. I minori che otterrò con le righe 1K adesso sono gli stessi minori che otterrò con le righe 1 i K. Io non ho scambiato le colonne, ho scambiato solo le righe. Quindi per semplicità posso supporre che le righe siano le prime K. Non fa niente, non dà nessun fastidio.
Allora, io so che le righe sono indipendenti, quindi in particolare la prima riga non è nulla. A con 1 non è il vettore nullo. Quindi esiste J1, che vado a prendere il minimo degli indici J, tali che A1J è diverso da 0. Ok? Adesso scambio la colonna J e la colonna 1. Le righe sono sempre fisse, è sempre 1K. Quindi, dopo lo scambio, A1,1 è diverso. Adesso faccio come procedo come nel metodo del più. Quindi faccio, allora io indipendentemente dagli scambi la matrice la chiamo sempre A, le righe le chiamo sempre A1 A2K, le prime K righe le chiamo sempre A1 A2K. Per capire esattamente cosa mi trovo a un certo esterno dovete tenere conto di tutti gli scambi che ho fatto. Non scrivo gli indici perché sennò è un peggio, non è meglio. Poi vi faccio vedere con un esempio. Bravo. Quindi a questo punto cosa faccio? Faccio A2 uguale, per procedere senza impicciarvi con, diciamo, con questo discorso degli scambi, per adesso supponete di non dover mai fare gli scambi, poi vediamo cosa succede se bisogna fare gli scambi. Supponiamo che lo scambio non sia necessario farlo, quindi sia A1,1 diverso. Adesso prendiamo A2 uguale, qua dovrei scrivere così come si scrive in informatica, cioè non è A2, non può essere uguale a A2 più un'altra cosa, devo rimpiazzare A2 con A2 meno A2,1 fratto A1,1 A1 fino ad arrivare ad AK, e lo rimpiazzo con AK meno AK1 fratto A1,1 A1. Le righe sono rimaste, dopo aver fatto questa operazione, di scambio, le righe sono rimaste realmente indipendenti. È indipendente anche se scambio dei termini, perché sto scambiando tutte le colonne, eh? Non è che sto scambiando su una riga sì e su una riga no. E anche dopo aver fatto questa equazione, questa operazione, le righe sono ancora linearmente indipendente, perché se vi ricordate queste operazioni non cambiano la dimensione dello span generato dalle righe.
siccome le prime K lì che generavano uno span dimensione K, quando faccio così continua a generare uno span dimensione K. Ma inoltre, dopo questo primo passo, chiamiamolo primo passo, avrà una situazione del genere. Avrò A11 altra roba, poi qua avrò tutti i 0 e poi qua ci avrò A22 AK2. Cioè, come nel metodo del pivot, ho mandato a 0 tutto quello che sta sotto la prima, il primo elemento. Ora fatemi continuare sull'altra lavagna. Adesso andiamo a fare il secondo passo. Allora, dico che esiste un J compreso tra 2 e N tale che A2J è diverso da 0. Cioè, stavolta vado a guardare non come facevo nel metodo pivot, vado a guardare questa colonna, ma vado a guardare la seconda riga. Nella seconda riga, vabbè, al primo posto avevo 0 per costruzione. Vado a guardare gli altri elementi. Può essere che sono tutti nulli? No, perché se fossero tutti nulli avrei una riga nulla e le righe non potrebbero essere linearmente indipe. Quindi esiste un elemento diverso da 0. Scambio la colonna J con la colonna 2. Quindi avrò stavolta, dopo aver fatto questo scambio, avrò A22 stavolta è diverso da 0. Perché AJ, la colonna J e la colonna 2 le scambio, stavolta quello che stava in AJ2, in A2J l'ho portato in A22. Vado a fare quest'altra operazione. AI viene rimpiazzata con AI meno, stavolta AI2 fratto A22 AI. Questo per ogni I da 3 fino a N. Cioè la stessa operazione di prima, quella che faccio nel metodo del pivot. Cioè sommando a ogni riga successiva un multiplo della seconda riga, alla fine, diciamo, le righe saranno ancora linearmente indipendenti. Sono ancora linearmente indipendenti. E inoltre avrò, che tipo di situazione avrò? A 1, 1, poi 0 a 2, 2, poi qui e qui avrò tutti i zeri. Perché? Qua ancora no, ma sulle prime due colonne al di sotto della diagonale principale avrò tutti i zeri. Beh, la prima colonna non l'ho toccata più,
Quindi c'erano tutti zeri, poi quando vado a fare combinazioni lineari di 0, siccome lo vado a fare dalla seconda in poi, sono tutti zeri, combinazioni lineari di 0 fa sempre 0. Quindi una volta che la prima colonna l'ho, diciamo, messa in sicurezza, ho messo tutti zeri qua, dopo quello che faccio dopo non altro che il fatto che sia tutti zeri. Quando avevo questo diverso da 0, sommando un opportuno multiplo di questa riga alle righe successive, ottenevo 0 qua sotto. E poi qua invece ottengo quello che ottengo. E naturalmente adesso procedo per induzione. Perché procedo per induzione? Adesso il terzo passo cosa dirò? Dirò sulla terza riga non ci possono stare tutti zeri, perché se le righe sono indipendenti, se ci fossero tutti zeri avrei una riga nulla che non è, che mi direbbe che le righe non sono indipendenti. Quindi ci sarà A3J con J maggiore o uguale di 3 diverso da 0. Allora scambio la colonna J e la colonna 3 e vado avanti così. Cioè procedo per induzione. Alla fine otterrò, scusate, qua io mi sono completamente dimenticato che ci sono le altre righe AM1, scusate, A I1, A, IN, A, M1, A, M, N, qua non è I1, è K più 1, 1. Vabbè, queste altre fanno quello che fanno, non mi interessa. Diciamo, io sto ragionando soltanto sul pezzo della matrice A dato dalle prime K righe. Cioè là non, quello che succede non mi interessa. Alla fine otterrò una matrice fatta così, A, 1, 1, A1N, poi AKK, AKN, poi qua, vabbè, qua le colonne sono finite, invece qua le righe non sono finite, qua ci sta quello che mi pare, ma in questo triangolo qua ci stanno tutti zero, perché è chiaro che io procedendo in questo modo troverò A22 diverso da 0, A33 diverso da 0, A44 diverso da 0 e così via, e con ognuno di quelli mando a 0 quelli delle righe sotto stanno. Adesso prendete questo minore qua, prendiamo M A1K 1K. Il determinante di M è uguale ad A11 per A22, è una matrice triangolare, quindi fa per AKK, è diverso da 0, perché ogni passo gli elementi venivano diversi da 0, e questo mi conclude il teorema. Per quale motivo mi conclude il teorema? Perché innanzitutto ho trovato il minore col determinante diverso da 0, secondo le righe. Vabbè, torna come controllo, torna il fatto che le righe sono indipendenti, essendo questo minore di codimento diverso a 0, le righe che lo contengono sono ancora effettivamente linearmente indipendenti, è una specie di controllo. Però questo è esattamente quello che volevo. Ma allora uno dice il minore che ha codimento diverso a 0 è sempre 1k, 1k, è sempre il minore in alto a sinistra? No! Perché no? Perché nel descrivere questa procedura io ho fatto degli scambi. Prima, quando ho detto, per esempio, erano indipendenti tre righe, la 1, la 3 e la 7, per comodità me ne metto, siccome quando devo andare a fare il discorso posso farlo anche sulla riga 1, sulla riga 3, sulla riga 7, ma ci devo mettere gli indici e si capisce male. Allora, solo per questo motivo la 1, la 3 e la 7 me le porto alla posizione 1, 2 e 3. Tanto le combinazioni lineari devo fare là. Una volta che la 1, la 3 e la 7 l'ho portata alla posizione 1, 2 e 3, quando ho fatto questo discorso, a ogni passo io facevo uno scambio tra la colonna 1 e la colonna J, poi tra la colonna 2 e la colonna J, poi tra la colonna 3 e la colonna J. Facendo questi scambi, che vuol dire? Vuol dire che la colonna che ho portato al posto 1, dove stava? Stava al posto 5,
Allora vuol dire che qua alla fine ci sta la colonna che inizialmente stava al posto 5. La colonna che al posto 2 stava al posto 4, però al posto 4 dopo uno scambio, quindi in origine stava al posto 3, per esempio. Allora vuol dire che qua ci sarà quella che in origine stava al posto 3. Ok? E così via. Però può anche essere che le colonne non si trovano in ordine crescente. Cioè queste che saranno adesso le colonne 1, 2, K, in origine erano le colonne che stavano al posto 5, al posto 3, al posto 7, al posto 9. No, erano 3, al posto 5, al posto 3, al posto 7. Ok? Ma anche se fosse così, non fa niente. Perché nel momento in cui queste colonne mi danno un determinante diverso da 0, anche se le scambio, vi ricordate, quando io scambio le righe o le colonne, il determinante che fa? Cambia segno. Ma se è diverso da 0, rimane diverso da 0. Anche se le rimetto in ordine, invece di avere 5, 7, 3 o 3, 5, 7, il determinante rimarrà diverso, quindi la tesi non cambia. Ok, quindi sostanzialmente è una piccola variante del metodo del pivot. Se io ho una K righe di elementi indipendenti, con queste K righe sicuramente ci faccio un minore con determinante diverso. Allora, conseguenze, corollario di questa, stavolta passo direttamente dalla proposizione al corollario. Più che corollario, chiamiamolo comunque teorema, perché è vero che è un corollario di quello che abbiamo appena detto, ma non solo di ciò, quindi chiamiamolo teorema perché questo è il risultato importante. Allora, teorema. Prendiamo sempre la nostra matrice M per N. Allora, noi abbiamo che il rango RK di A è uguale a K se e solo se la dimensione dello span delle righe fa K se e solo se la dimensione dello span delle colonne fa K. Ah, scusate, la colonna devo scrivere 1, n. Le colonne sono n e l'indice si mette n. Ok, la dimostrazione. La dimostrazione è ovvia, però stavolta la faccio per esteso perché dobbiamo combinare i due risultati precedenti. Allora, cominciamo ad andare da sinistra verso destra. Allora, io so che il rango sta, diciamo, da sinistra verso destra, devo, io lo dimostro con le righe, poi è chiaro che se equivale alle righe è equivale pure alle colonne, quindi questa parte della dimostrazione qua non la faccio. Cioè, dimostro che questo è uguale a K se solo se questo è uguale a K. Poi si può dimostrare anche che questo è uguale a K se solo se questo è uguale a K. Però è del tutto analogo, quindi essendo analogo è inequivocabile. Adesso facciamo la freccia che va da sinistra verso destra. Io so che il rango fa K, quindi sia M uguale a I1 di K J1 JK, naturalmente I1 cresce, gli indici crescenti di righe, gli indici crescenti di colonna, K
tali che il determinante di M è diverso da 0. Allora, a grande I1, a grande IK sono linearmente indipendenti. Questo sarebbe il risultato che abbiamo visto prima. Se un minore è ha determinato diverso da 0, minore quadrato, le righe che lo contengono sono indipendenti. Quindi questo mi dice che la dimensione dello span delle righe com'è? Maggiore quella di K. Com'è? Maggiore o uguale di K, perché io ne ho trovate K e sono indipendenti, potrei non sapere se ce ne sono in più. Supponiamo per assurdo che AI1, scusate, non sono gli stessi indici, chiamiamoli AL1 LH, J1 M1 MH che è M' sia tale che ce ne sia un altro determinante di M' sia uguale diverso da 0 ed H sia maggiore di K. No, scusate, ho sbagliato. Supponiamo per assurdo che ci siano A L1 A LH siano linearmente indipendenti con H maggiore di K. Naturalmente gli indici sono sempre L1 minore di L2 minore di LA minore uguale di M maggiore uguale di 1. Cioè, supponiamo che le righe linearmente indipendenti siano più di K. Allora, da quello che abbiamo appena detto, allora adesso esiste M' uguale A L1 LH M1 MH, tale che il determinante di M' sia diverso da 0, e questo è assurdo, perché questo è un minore di ordine H maggiore di K. Allora, siccome il rango faceva K, noi sappiamo che tutti i minori di ordine più grande hanno un determinante, no? Allora io ho detto, prendo un minore di ordine K con determinante diverso da 0, quelle K righe sono realmente indipendenti. Se ce ne fossero di, per esempio, supponiamo che K sia uguale a 3, prendo un minore di 3x3 con determinante diverso da 0, le righe che lo contengono sono realmente indipendenti. Se adesso ci fossero 4 o più righe linearmente dipendenti, io ho dimostrato che con quelle altre 4 o 5 righe ci farei un minore 4x4, 5x5, quello che è, con determinante diverso da 0. E questo non è possibile, perché la definizione di rango mi dice che se il rango fa 3, c'è un minore 3x3 con determinante diverso da 0, ma tutti i minori di ordine maggiore di 3 devono avere determinante uguale a 0. Stessa cosa se invece di 3 è un numero maggiore di 3, ci sta K è un numero maggiore di K. Va bene? Ok. Questo però dimostra solo una freccia. Adesso, l'altra freccia è più facile. Fatemela scrivere sempre qua, cancello questo pezzo di dimostrazione. Però, sì.
invece adesso è più facile, perché stavolta l'ipotesi è che sappiamo che, stavolta cosa sappiamo? Sappiamo che la dimensione dello span di A1 a M deve fare K. Allora, sia AI1 AIK una base, questo spazio chiamatelo W, una base di W. Allora, queste righe sono un sistema di generatore di W. Per il teorema, per i teoremi sulle basi, sappiamo che da un sistema di generatori, scartandone alcuni, possiamo rimanere con una base. In particolare, AI1, AIK sono linearmente indipendenti. Qua è corto, scrivo L, invece scrivo LIN. Quindi esiste M uguale AI1 IK J1 JK tale che il determinante di M è diverso da 0, cioè il risultato di prima. Se K righe sono indipendenti, io ci posso fare un minore che ha determinante diverso da 0. Ah, se adesso invece prendo, se adesso invece prendo AL1 LH con H maggiore di K, queste sono linearmente dipendenti per forza, perché sono più di K, no? Noi abbiamo una base lunga K, quindi se prendiamo H e sono più di K non posso essere linearmente dipendenti, altrimenti la dimensione sarebbe maggiore o uguale di H, che è maggiore di K. E quindi ogni minore M L1 LH M1 MH avrà determinante uguale a 0. Per qual motivo? Se vi ricordate, quando le righe sono linearmente dipendenti, se ci tolgo, se ci faccio un minore, le righe di quel minore sono ancora linearmente dipendenti, abbiamo detto prima, con gli stessi coefficienti di combinazione. E quindi, avendo questo minore, le righe linearmente dipendenti avrà determinante, dovrei scrivere determinante di questo, però per brevità tipo detto qua, punto e basta. Ok, siccome H è un numero generico maggiore di K, abbiamo dimostrato che ci sta un minore che ha di ordine K con determinante diverso da 0, e tutti i minori di ordine H maggiore di K hanno determinante per forza uguale a 0. Quindi il rango coincide con la dimensione dello spazio generato dalle righe, cioè con massimo numero di righe linearmente indipendenti che puoi trovare alla matrice. Va bene? Scambiate, fate la matrice trasposta, scambiate le righe con le colonne, i minori si traspongono tutti quanti, i determinanti rimangono uguali, quindi rimangono, se hanno determinanti diverso da 0, rimangono determinanti diverso da 0. Quello che vale adesso per le righe è, vuol dire che valeva per la matrice originale per le colonne, quindi lo stesso discorso vale per le colonne. Quindi se il rango è uguale a K vuol dire che la dimensione dello spazio generato dalle colonne fa pure K. Ok? Questo si può fare, ripeto, o facendo tutto in maniera analoga o facendo, passando alla matrice trasposta, utilizzando questo teorema, i teoremi per le righe. E poi una volta che abbiamo denunciato questi teoremi per le righe, relativamente alle righe per la matrice trasposta, quello vuol dire che quello che vale sulle righe per la matrice trasposta vale sulle colonne per la matrice originale. Tutto qua. Oh, quindi vediamo un po', mo facciamo un attimo
mente locale, e vediamo, a parte che da questo si potrebbero ricavare anche tutti i risultati sul discorso che facevamo prima degli orlati o quant'altro, ma questo non mi interessa, mi interessa molto marginalmente. Invece mi interessa capire se avete, mi interessa sapere se avete capito dove voglio andare a parare. Cioè, una volta che io che ho dimostrato a fare questo risultato, a parte che è utile per sapere. Ma adesso, se io voglio calcolare il rango di una matrice 5x7, che faccio? Che faccio? Facciamo l'esercizio. Io esco. Le 11:05. Ci mancano 10 minuti, giusto il tempo di fare una gara. 10 minuti a fare un'ora da quando abbiamo iniziato. Vale. Meno di un'ora. Oh, prima. La base l'abbiamo fatta alle 10:20, quindi. Se adesso la facciamo alle 11:15 non succede niente. Adesso prendiamo una matrice 5x7. Abbiamo questa matrice qua. Qual è il rango? Allora, se ho fatto bene i corsi, non mi sono impicciato a fare somme e sottrazioni, il rango dovrebbe fare 3. Allora, cominciamo a vedere. A1 è diverso da 0. Questo vuol dire che il rango è almeno 1. Perché se c'è A1 è diverso da 0, ci sta almeno diverso da 0, e quindi almeno una matrice 1 per 2. Ma qua abbiamo rango di A. Poi A2 non è proporzionale, non è lambda A1, per nessun lambda. Questo vuol dire che A2 non è un multiplo di A1, che vuol dire che le prime due sono intime, quindi vuol dire A1 A2 linearmente indipendenti, e quindi rango di A maggiore o uguale di 2. Poi proviamo a fare A3. Adesso lo dobbiamo scrivere come sistema 0 1 2 1 1 3 1, uguale alfa, vabbè, si vede, vabbè, si vede, l'ho fatto apposta, ma tu A3 chi è? A1 più A2. In generale non sarà sempre evidente, no? Quindi scrivi A3 uguale alfa 1 più beta 2. Come fai? Le incognite
quando scrivi A3 uguale alfa 1 più beta 2, tu hai 7 equazioni in 2 incognite. 2 o 3, a seconda diciamo di quante sono, due, fino a che arrivi a 2 indipendenti, ti servono per trovare alfa e beta. E le altre 5 le controlli. Se hai trovato alfa e beta da qua, per esempio, qua, diciamo, alfa meno beta fa 0, 2 alfa meno beta fa 1. Allora subito trovi alfa uguale a 1, beta uguale a 1. Allora, una volta che hai fatto 1 e 1, vedi che 1 più 1 fa 2, 2 meno 1 fa 1, 0 più 1 fa 1, 1 più 2 fa 3, 3 meno 2 fa 1. Quindi, le prime due equazioni ti sono servite a ricavare alfa e beta, e le altre servono per controllo. Se il controllo non funziona, questa non è combinazione lineare, perché se io qua ci metto meno 3, sono sicuro che questa non è, scusate, qua ci metto 2 invece che 1, sono sicuro che questa non è combinazione lineare di queste due. Perché? Perché se è una combinazione lineare, il coefficiente di combinazione deve essere 1 e 1, per forza, perché sennò non funzionerebbe qua. Ma 1 e 1 non funzionano qua, quindi non, il sistema è assurdo. Cioè, se il sistema è già determinato alfa e beta e poi su un'altra equazione non funziona, il sistema è assurdo. Quindi, questo che vuol dire? Vuol dire che A3 non serve a niente, vuol dire che la dimensione dello span di A1, A2 e A3 quanto fa? 2. Quindi vuol dire che il rango della matrice A adesso quanto farà al massimo? No, 4, perché questo mi dice solo che A3 si butta, quindi io A4 e A5 ancora devo considerare, quindi su 3 indipendenti ce ne ho 2, me ne rimangono ancora 2, quindi so solo che ne ho buttata una, quindi so che il minimo è 2, adesso massimo è 5 meno 1 che ho buttato, 4, ok? Adesso, A4, idem, dovrebbe essere la sottrazione, 1 più 1 fa 2, 2 più 1 fa 3, 1 meno 1 fa 0, 2 più 1 fa 3, 0 meno 1 fa meno 1, 1 meno 2 fa meno 1, 3 più 2 fa 5. Quindi A4 è uguale ad A1 più A2, quindi la dimensione meno A2. La dimensione dello span di A1, A2, A3, A4 fa sempre 2, perché A1 e A2 sono indipendenti e generano, quindi sono un sistema di generatori realmente indipendenti, quindi sono una base di quello spazio lì. E quindi adesso il rango fa, quanto fa? O 2 o 3, perché 2 indipendenti l'ho trovato, una 2 le ho buttate, quindi 5 2 fa 3, l'ultima che è rimasta è vedere, e qua andiamo a scrivere, facciamo 1 0 0 1 0 0 1 uguale alfa 1 2 1 2 0 1 3 più beta meno 1 meno 1 1 meno 1 1 2 meno 2. Ok, allora proviamo a scrivere. Abbiamo alfa meno beta uguale 1, poi 2 alfa meno beta uguale 0. Adesso faccio la sottrazione e qua viene alfa uguale meno 1 e beta uguale meno 2. Allora se io sui primi due posti, adesso guardando solo i primi due posti, allora vedete, devo fare l'opposta di, diciamo, questo più due volte questo e poi le cambia segno. 1 meno 2 fa meno 1, cambio segno fa 1. 2 meno 2 fa 0, cambio segno fa 0. Adesso proviamo al terzo posto. 1 meno 2, scusate, 1 più 2 fa 3, cambio posto, cambio segno fa meno 3 e non fa 0. Quindi non, diciamo, non funziona, non funzionano con
le altre equazioni. Cioè appena ci metto questi qua, non funzionano con le altre equazioni. Per esempio, appena ci metto 2 alfa più beta uguale 0, non funziona. Quindi questo sistema è assurdo. Da queste prime due avevo ricavato alfa uguale a meno 1, alfa uguale a meno 2. Adesso faccio una somma, meno 1, meno 2 fa meno 3 e non fa 0. E quindi non funziona l'altra equazione, il sistema è assurdo. È inutile che vado a vedere l'equazione dalla quinta in poi, dalla quarta in poi. Già le prime tre hanno fatto nel sistema assurdo, quindi vuol dire che questa non è una combinazione lineare delle prime due, che vuol dire che a 1, a 2 e a 5 sono linearmente indipendenti. Quindi la dimensione dello span di A1, A2, A3, A4 e A5, quanto fa? 3. Quanto fa il rango della matrice? Oh, mo se volete trovare un minore 3x3 con determinante diverso da 0, dove, con quale dico andare a prendere? Prima, seconda e quinta, perché se no è inutile, cioè se prendo prima, seconda e terza saranno dipendenti. Quindi per esempio prendete 1, 2, 1, meno 1, meno 1, 1, 1, 0, 0. Pigliate questo, fate il determinante fa 1 per 2 più 1 che fa 3. È diverso da 0. Adesso provate a prendere qualunque 3 che è diverso da 0. Adesso il concetto è che se prendete qualunque minore 4x4 dovete farlo con 4 righe. 4 righe, se le prendo, sono per forza linearmente dipendenti. Essendo linearmente dipendenti, anche quando vado a fare il minore rimangono linearmente dipendenti e il determinante è nullo. Senza che mi faccio tutti questi calcoli. Basta. Cioè, qua è una matrice 5x7, se lo volevamo fare all'antica maniera, diciamo, con i determinanti minori, affittavamo la notte di Natale. Però il discorso del determinante non è stato inutile, concettualmente invece è la chiave. È vero che praticamente non è utile o è ben poco utile, ma chi me lo diceva a me che per esempio se lo... adesso un'altra cosa, se lo vado a fare per le colonne funziona uguale. Qua probabilmente, allora, per esempio, prima colonna, seconda colonna non è proporzionale alla prima, la terza colonna bisogna scriverla come combinazione lineare delle prime due. Allora qua, se deve essere una combinazione lineare delle prime due, la seconda colonna devo fare il doppio, perché qua c'è 0 e per avere 2 devo fare il doppio. La prima colonna devo moltiplicarla per 0, quindi questa dovrebbe essere il doppio di questa. Perché se no, allora, alfa e beta, qua trovate alfa uguale a 0 e qua trovate beta uguale a 2. Allora, però questa colonna non è il doppio di questa, quindi le prime tre colonne sono indipendenti. Ecco, proviamo a vedere. Tutte le altre colonne devono essere per forza dipendenti. Questo esercizio vi rubo altri 5 minuti prima della pausa. No, prendo in anticipo, prendo in prestito, perché tanto poi ve li devo restituire dopo. Facciamo, perché le cose si devono capire in fondo. Allora, adesso andiamo a scrivere. Per esempio, scriviamo 2, meno 1, 1, 3, 1, facciamo almeno su una, poi 2, meno 1, 1, 3, 1. Questo deve essere alfa per 1, meno 1, 0, 2, 0, più beta 0, 2, 1. 1 meno 1, 0, 2, 1, poi più beta per 2 meno 1, 1, 3, 0, più gamma 1, 1, 2, 0, 0. Allora, guardate, dall'ultima equazione ci avete 1 uguale alfa più 0 più 0, quindi alfa uguale 1. Allora, se alfa uguale a 1, qui avete 3 uguale 2 alfa che fa 2 più 3 beta.
più 0. Quindi 3 beta è uguale a 1, beta è uguale a un terzo. Da qui avete 1 uguale 0 più un terzo, quindi portando dall'altra parte viene 1 meno un terzo che fa 2 terzi, 2 terzi fa 2 gamma, quindi gamma uguale a un terzo. Allora, vediamo un po'. 1 più 2 terzi più un terzo fa 2, meno 1 meno un terzo più un terzo fa meno 1, 0 più un terzo più 2 terzi fa 1, 2 più 1 più 0 fa 3, 1 più 0 fa 1. Quindi effettivamente tutto. Come vedete i coefficienti qua, là li avevo aggiustati io, che erano interi, qua non è detto per forza che devono venire interi, possono venire pure razionali, no? E la stessa cosa potete fare per come l'avete fatto per la quarta, poi lo fate per la quinta, per la sesta e per la settima. Questo mi sembra effettivamente inutile farvelo fare per, cioè, questo mi sembra utile farvelo fare per esercizio a casa. Domanda: qua non, diciamo, la cosa è inquinata dal fatto che io ho fatto già i conti sulle righe, cioè la terza e la quarta riga le ho costruite facendo la somma e la sottrazione delle prime due. Chiaro? Però su una radice 5x7 tu come li fai i conti per determinare il rango? Li fai sulle righe o sulle colonne? Li fai sulle righe. Perché io adesso devo fare, per quanto siano facili, devo verificare 1, 2, 3, 4 sistemi lineari e devo verificare che sono tutti quanti risolubili. Invece lì di sistemi lineari che erano risolubili non devi verificare solo 2, è chiaro? Solo il terzo e il quarto. È vero che sono più lunghi, però tu le equazioni, siccome la terza e la quarta riga, una volta che hai trovato alfa e beta, cioè la verifica non è che è facile. Però prima, capito, qua erano, vabbè, là era venuto per nostra fortuna, erano la reazione di, mettiamo pure che erano le prime tre, però diciamo la quarta e la quinta verifichi che sono dipendenti. Allora, se sei fortunato tu avrai la dipendenza lineare non alla fine. Se sei sfortunato ce l'avrai più avanti, se sei fortunato ce l'avrai all'inizio. Ok, per quale motivo? Perché quando io ho verificato che la terza riga era dipendente dalle prime due, ho dovuto risolvere un sistema 2x2, no? Cioè ho scritto la terza riga con un'iniezione lineare delle prime due, alfa e beta me lo sono calcolato con le prime due equazioni, un sistema 2x2, e poi l'ho controllato sulle altre qua. Però se sono sfortunato le prime tre sono indipendenti. Poteva essere anche sulle righe, però quando andava, mettiamo che questa qua stava al terzo posto, allora le prime tre erano indipendenti. Quando andavo a fare la quarta, allora io avevo da verificare un sistema 3x3 e fare dei controlli, cioè da risolvere un sistema 3x3 e fare dei controlli. La quinta, un sistema 3x3 e fare dei controlli. I controlli non sono quelli che portano tempo, perché però dovevo risolvere due sistemi 3x3, in questo caso ne devo risolvere quattro dei sistemi 3x3. È chiaro? Quindi diciamo perdo più tempo, quindi conviene farlo sempre dove le righe sono di meno, cioè alla fine avendo 5 righe voi sapete già in partenza che il rango, basta che la guardate in faccia, 2 trovate quasi sempre, basta vedere, non sono proporzionale, così vede a occhio, quindi sapete già che il rango è compreso tra 2 e 5, quindi vai 2, 3, 4 e 5, dall'altra parte è compreso tra 2 e 7, quindi è chiaro che fate più fatica per trovare diciamo alla fine, per far convergere. Sapete già anche lì che il rango è compreso tra 2 e 5, perché sapete che in ogni caso non può superare il numero del... Però poi, siccome il rango non è 5, poi le verifiche, diciamo, tutti i vari sistemi li dovete risolvere e controllare uno a uno. Se la matrice fosse 5 per 200, per capirci, mentre
il fatto che la terza e quarta riga sono la somma e la sottrazione, tu una volta che l'hai fatto sulle prime coordinate te lo controlli, certo sono 200 coordinate da controllare, però insomma si fa. Qua invece ti devi fare 200 meno 3, cioè 197 sistemi 3x3, e insomma un po' più scocciato. È chiaro? È evidente. Ok. Vabbè, adesso possiamo fare la pausa.